per la sua presenza qui stasera proprio in questo percorso di formazione politica. Non ha, credo, la presentazione viene un po' complicata per l'onorevole Nello Musumeci, vista l'alta caratura morale e soprattutto umana allegata a quella politica. Ha ricoperto, credo, tutti i ruoli che si potevano ricoprire e credo che di queste persone la politica ne dovrebbe avere in abbastanza, perché i ragazzi che vengono stimolati a fare politica devono avere una mira ben precisa. Quindi grazie della sua presenza questa sera qui, grazie all'ANAS per averlo organizzato. Saluto anche l'associazione Fare Democrazia, rappresentata da Angelo Sirini, Regione Life, con questa testata giornalistica che ci servirà in tutti i vari appuntamenti, nella persona di Giampaolo Montinelli e il video reporter Daniele Cantarosi. Detto ciò, entriamo veramente nel merito del nostro evento. È un evento importante, è il primo in Italia perché è la prima scuola nazionale di formazione politica. Saranno 8 appuntamenti, parteciperanno personalità di alto spessore politico e culturale. Ecco, vi porto subito i saluti del presidente, il giornalista Ismaele Lavardera, che ci scrive: e credo fermamente che spazi di confronto e di sana vera democrazia oggi in Italia siano assai rari. Per questo sono contento che oggi siete uniti per ascoltarvi, confrontarvi e sentire personalità come Nello Musumeci, con il quale sono felice di poter collaborare nella Commissione Antimafia. Mi scuso per non essere tra voi, ma sono egregiamente sostituito dal mio vice Beppe Germano. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie, mi scuso per le sedie che sono poche. Vi chiediamo un sacrificio. L'onorevole Nello Musumeci merita anche all'impiedi di essere ascoltato. Per quanto riguarda i saluti, grazie al Sindaco per essere presente, grazie al Presidente del Consiglio per averci concesso l'uso della sala consiliare, ringrazio l'onorevole Pugliannuso che ci onora della sua presenza. Mi fermo per i ringraziamenti, altrimenti non riusciamo a proseguire. E vi racconto subito cos'è l'Associazione Nazionale per le Scomode e vi spiego perché non ci siamo qua. L'ANAVES nasce da poco, pochissimi anni, ma ha già un curriculum credo di tutto rispetto. Nasce dalla voglia di Ismaele Lavardera, come diceva prima Elisa, ma di molti di noi, di immaginare un contenitore culturale che possa essere filtro e interprete delle istanze della società che non sempre riesce a denunciare o a portare alla luce alcune di quelle verità scomode, piccole o grandi che siano, e molto spesso rimangono nell'oscuro o nel silenzio di una stanza. A volte non è facile denunciare e andare allo scoperto, e quindi questa associazione si pone l'obiettivo di fare da tramite tra il cittadino e le istituzioni. Cosa ha organizzato ANAVES fino a oggi? Abbiamo fatto la prima iniziativa che era appunto la produzione e la distribuzione di un libro del nostro presidente Ismaele Lavardera, Il silenzio è d'oro, e il progetto che stiamo portando avanti per le scuole in questo momento con un personaggio che si chiama Benedetto Zoccola, un personaggio che ha 33 anni, qualcosa di stupendo in tutte le accezioni del termine, è stato minacciato e hanno sparato perché aveva denunciato, l'hanno chiuso in un bagagliaio, hanno fatto di tutto e di più, lui continua ad andare avanti, ha solo 33 anni. E da qui voglio partire per introdurre l'argomento della scuola di formazione. Parlando con Benedetto Zoccola, appunto il protagonista del libro, che è il secondo libro che abbiamo pubblicato, viene fuori un messaggio forte: questa società, parliamo della Sicilia ma parliamo credo un po' di tutta l'Italia, non ha più bisogno di eroi. Benedetto non vuole essere chiamato eroe, appunto perché, uno, gli eroi spesso muoiono e noi non vogliamo appunto che Benedetto muoia, ma soprattutto hanno una visione talmente distante dalla realtà. Noi quando immaginiamo Falcone e Borsellino o eroi del genere,
ce li immaginiamo così grandi e così lontani da noi. In realtà sono state persone come noi che hanno fatto solamente il loro dovere. Ecco, da qui l'importanza del proprio dovere, l'importanza di essere cittadini. Noi siamo convinti che per diventare cittadini bisogna conoscere, bisogna sapere. Ecco, la scuola di formazione che immaginavamo al numero chiuso con 25 corsisti, poi ci sono arrivate le sollecitazioni da allargare e poi qualche amico ha chiamato, a quel punto abbiamo deciso di non fare più il numero chiuso, facciamo delle iniziative così aperte a chiunque ha il piacere di stare con noi e pazienza se non c'è la formalità del corso di formazione, diventa una chiacchierata tra amici, tra operatori della politica, ma non solo, della vita di tutti i giorni, ci sono delle associazioni qui presenti, ci sono appunto operatori della politica, partiti politici e quant'altro. Saranno 8 gli incontri di questa scuola di formazione. Partiamo con Nello. Nello, a parte essere un amico, è una persona che, come diceva il sindaco, ha ricoperto veramente molte cariche. Se leggiamo il curriculum di Nello, facciamo notte, quindi noi ce lo saltiamo, Presidente, saltiamo il tuo curriculum e andiamo direttamente a ciò che oggi lui ricopre. Però una frase per riassumere cos'è Nello, io l'ho presa in prestito dal prefetto di Roma, che ha detto: ammiro Nello non solo per la sua arte oratoria, ma anche perché dietro c'è tanta sostanza. Nello è uno dei, se a mio modesto avviso, dei più bravi oratori, almeno di Sicilia, per non allargarci oltre. Quindi io e Peppe di Sandello parleremo prima per evitare di sfigurare e parlare subito dopo. Questa è stata una strategia che abbiamo fatto, Presidente. Veniamo a noi, il tema è la Commissione regionale antimafia. L'attualità purtroppo e la quotidianità non ci permettono di immaginare a breve, diciamo, l'andata in pensione di questa commissione speciale che è la Commissione regionale antimafia. Non tutte le regioni d'Italia hanno, fortuna loro, la Commissione regionale antimafia. Per esempio la Campania ce l'ha, c'è la Commissione speciale Ecomafie anche la Lombardia. Noi abbiamo rapporti con il presidente Girelli della Lombardia, con il presidente Zinzi della Campania, che sarà ospite nostro nei prossimi incontri. Partire dalla Commissione antimafia per affermare il principio della legalità. Chiunque ha la pretesa di essere cittadino a tutto tondo non può far altro che partire da una dichiarazione assolutamente inequivocabile, ovvero da che parte si sta. E chi sta dalla parte della legalità lo deve gridare forte, senza nessun tipo di preoccupazione. Diciamo che purtroppo non ci sono gli elementi affinché si possa dire che non c'è più bisogno di questa commissione. La Sicilia troppe volte, troppo spesso, è stata terra assistita dallo Stato, un sistema assistenzialista che non ha fatto crescere questo popolo. E quando invece abbiamo avuto i soldi per fare, molto spesso li abbiamo sprecati e molto spesso si sono subite infiltrazioni mafiose e quei denari che dovevano servire a produrre economia vera, a fare strade, ponti, autostrade, gallerie, imprese, sono finiti invece in altri conti, magari cifrati, magari in paradisi fiscali, non certo alla collettività. Ecco, partiamo da questi punti per descrivere il perché noi oggi parliamo di legalità. Don Milani diceva che non serve a niente avere le mani pulite per tenerle in tasca. Noi condividiamo questo assunto. Purtroppo, Presidente, si verifica che queste mani escono dalla tasca, ma non per fare, ma per rubare, per sporcare, ma non sporcare di olio, di profumo, di dignità, di lavoro, ma per sporcare di merma, per sporcare di puzzo. La Sicilia è veramente matura, Presidente, per essere una regione d'Europa a tutti gli effetti. Questo è un interrogativo che ognuno di noi si deve porre. Noi oggi interloquiamo con altre regioni di altre parti d'Europa. Troppo spesso diciamo che la Sicilia potrebbe essere la terra più bella del mondo, potrebbe essere la terra più ricca del mondo. E questa cosa fa rabbia perché ognuno di noi
dovrebbe portare quella fiaccola accesa per un pezzo di strada e dire: ho contribuito anch'io in questo piccolo percorso a migliorare questa terra. Non bastano gli appelli, non bastano gli annunci. Vale sempre il concetto che il mio esempio è più forte delle mie teorie o di tutto il resto. Mi avvio alla conclusione perché non voglio togliere spazio chiaramente all'onorevole Musumeci. Uno dei più bei discorsi, Presidente, che la storia recente dell'uomo ricorda è certamente il discorso di Martin Luther King sotto il Lincoln Memorial a Washington, dove in quell'agosto del 63 Martin Luther King, in questo discorso bellissimo, citava più volte la frase "I have a dream", io ho un sogno. Ecco, io ho un sogno, ma ognuno di noi dovrebbe avere un sogno. Il mio sogno, nel mio piccolo, è quello di poter contribuire oggi con l'associazione, domani con l'impegno in altre forme, poter contribuire a fare un pezzo di strada, poter contribuire a migliorare il nostro territorio, poter contribuire per cercare di far crescere i nostri figli su questa terra e non su un'altra. Io a mio figlio, che ha 4 mesi, voglio dire che ci ho provato. Il mio sogno più grande è riuscirci. Grazie. Affronteremo proprio cosa significano le regole e l'aspetto emotivo della crescita sociale, la regola, e di ciò ce ne parlerà il dottor Giuseppe Listello. Buonasera a tutti. Intanto io ringrazio naturalmente l'associazione ANA e Sergio Germano che mi ha dato il piacere e posso dire anche l'onore di essere seduto qui a questo tavolo con appunto un personaggio di illustre fama che già altri hanno sicuramente decantato, meglio come potrei fare io perché lo conoscono sicuramente meglio di me. Ecco, quindi sicuramente io sarò breve, giusto per, come dire, per riscaldare la platea, per crearvi un momento di attenzione, così potrete sicuramente avere un'attenzione migliore e potrete goderne di più della relazione che farà l'onorevole Musumeci. Allora, ovviamente si parla di mafia, io come psicologo darò una l'idea da dove deriva un po' il discorso dell'illegalità o del concetto di legalità, da cui poi diciamo la degenerazione assoluta la potremmo chiamare appunto mafia. Innanzitutto partiamo che questa è una scuola politica e finalmente dopo tanto tempo Beppe Germano è riuscito a fare un qualcosa che credevamo in molti a Solarino. Perché in effetti l'informazione politica tra i giovani è carente, questo lo sappiamo. Anche qui in questa platea, come dire, ci sono dei giovani ma non ci sono dei giovanissimi, e l'impegno di tutti invece di portare il senso della politica e quindi il senso del vivere civile in una appunto categoria, in un range tra i 18 e i 25 anni che purtroppo manca. Ma perché noi sappiamo che appunto la cultura politica, in senso non partitica, ma la cultura della polis, è alla base delle regole. Chi vive il cittadino, chi prima c'è l'individuo e poi è il cittadino, può soltanto appunto capire e formarsi come uomo. Ovviamente in questo, nella formazione delle regole, gli aspetti emotivi sono importanti. Perché già dai primissimi mesi appunto faceva esempio Giuseppe di suo figlio Edoardo che ha 4 mesi, l'essere umano diciamo è pronto per imparare le regole di vita. Naturalmente nei genitori e nelle figure di riferimento diciamo che all'inizio si concentrano nel far apprendere al bambino le regole primarie di sopravvivenza, cioè i bisogni primari, mangiare, dormire, fare la cacca, la pipì, insomma tutte queste cose, poi il gattonare, cioè tutte queste cose che servono all'individuo, al piccolo uomo per crescere. Poi pian piano si pensa invece poi di dare quelle regole sociali che il buon Freud poi chiamava il superio. E tante volte però appunto queste regole forse non vengono veramente date come
come si dovrebbe. Faccio però solo così un accenno: un presidente degli Stati Uniti, Washington, penso sia stato uno dei più grandi presidenti, lui già da giovane si ricopiò 101 regole dei gesuiti francesi e su quelle regole basò tutta la sua vita, anche proprio la sua presidenza degli Stati Uniti si basava proprio su delle regole che erano regole sia comportamentali ma soprattutto morali. Quindi una regola fondamentale, a mio avviso, che tante volte non viene nell'educazione data ai nostri figli è il senso di fiducia, perché sul senso di fiducia si basa poi la fiducia in se stessi ma poi anche la fiducia nella società. Invece purtroppo, soprattutto forse anche noi siciliani, c'è il senso della sfiducia. Naturalmente i genitori lo fanno a fin di bene, come un eccesso di protezionismo, però chi qua dentro può dire che non ha detto al proprio figlio o qualche persona a cui voluto bene: non diffidare di nessuno, attenzione agli estranei, devi fidarti dei genitori, stai attento. È ovvio che la prudenza non è mai troppa, ma è anche vero che quando si cresce un bambino all'interno del senso di sfiducia, poi è difficile che quella persona potrà avere fiducia nelle istituzioni o fiducia in qualcosa in cui poi viene anche difficile, soprattutto quando non è come lo vorremmo. E questo, per esempio, appunto è una, diciamo, oggi appunto noi siamo tutti un po' figli della sfiducia, poi appunto dipende dai livelli di sfiducia che abbiamo acquisito, allora siamo più o meno facciamo più o meno il bene anche comune. E come diceva Peppe, parlava di Falcone, Borsellino, di altri, ecco, questi sono uomini appunto che non erano eroi, ma forse diventano eroi perché avevano un senso di fiducia nelle istituzioni, anche quando sapevano che erano stati isolati, anche quando sapevano che erano stati traditi, hanno mantenuto questo senso di fiducia, perché avevano un senso di fiducia in loro stessi, in quello che facevano. Ecco perché sottolineo che è importante nel percorso alla legalità, nell'educazione, nella pedagogia del bambino dare, ecco, molto credito al senso di fiducia. Un altro dato da rilevare, poi tante volte per questa anche un po' più intuitiva, la dissonanza che noi creiamo tra le regole impartite e le regole invece apprese. Cosa voglio dire? Ovviamente nessuno dice ai propri figli ruba, uccidi, fai del male all'altro, tutti cercano di dare regole virtuose, dei valori, però a volte poi i figli osservano i genitori, osservano il contesto in cui vivono, ambientale, e c'è questa dissonanza perché forse poi i genitori o chi sta vicino non proprio seguono quelle regole che hanno dato. Allora nei giovani il discorso del fumare, no? Tutti dicono tu non devi fumare e poi il genitore fuma. Allora il bambino dice ma se fumo fa male, allora perché tu fumi? Quelle cose semplici, infatti i bambini dicono al genitore che fuma, papà fumo fa male, non devi fumare. Ecco, questo per dire un esempio per far capire che la coerenza tra quello che si educa, tra quello che si dice e la propria persona nell'applicare, ecco, questo è quello che paga e che rende la legalità. Ma dove c'è incoerenza tra quello che si dice e quello poi, diciamo, nel comportamento adulto, ecco, questo crea un altro senso di sfiducia nei giovani e quindi anche un allontanamento, perché non credono in quello che dicono gli adulti. Un altro problema che rema contro la legalità, le regole, è, diciamo, il senso di individualismo, l'egoismo individuale. Il socialista Cohen diceva appunto che l'egoismo individuale blocca il progresso sociale. Noi sappiamo che già se noi educhiamo i nostri figli all'associazionismo, alla partecipazione, ecco, questo rappresenta non solo per il mondo giovanile un buon indicatore di senso civico, proprio in contrasto invece con quelle tendenze individuali e privatistiche. Quindi imparare, cioè educare e esortare i giovani a fare il gruppo, quindi a mandare nei gruppi e a insegnargli già il senso del bene comune, questo può essere, come dire, un deterrente
e per quello che poi in futuro può diventare, ecco, un esercizio all'illegalità. Io penso che, giusto perché parliamo anche di politica, esiste sicuramente un'educazione di destra e un'educazione di sinistra nella trasmissione di regole sulla legalità, ma non credo che una sia migliore dell'altra. Se quando educhiamo al rispetto delle regole, non dimentichiamo di condirle con i valori e i sentimenti, la passione e il credere su ciò che facciamo, questo è importante. Cioè, se noi pensiamo di educare i nostri figli dicendo devi fare questo e finisce lì, e poi nel modo anche come lo diciamo, il figlio, il ragazzo non vede quella passione, quel veramente credere che il genitore dice quella cosa, lo dice tanto per dire, non perché ci crede, ovviamente non è efficace nell'interiorizzare il valore o il bene. Quindi ci vuole appunto il credere. Il credere è importante perché solo così si può, come dire, sminuire, smantellare quello che sono poi altri tipi di disvalori che oggi abbiamo nella società. Vado alla conclusione citando Adam Smith, che è un filosofo ed economista scozzese. Lui scrisse appunto nel 1759 la teoria dei sentimenti morali, cioè dove lui diceva, così lo sintetizzo, parlava di simpatia. Io poi oggi da psicoterapeuta parlo di empatia, parlo di compassione. Cioè, cosa voleva lui dire? Lui diceva che l'essere umano ce l'ha già dentro di sé questo discorso di simpatia. Cioè, quando vede qualcuno che sta male, non è che ne gode, anzi, si preoccupa, si immedesima. Quindi, sarebbe più facile, ecco, per l'essere umano fare del bene. E se sbaglia, lui parlava di vergogna interiore. La vergogna interiore sarebbe quella cosa che ci blocca nel fare un'azione contro qualcun altro, diciamo quell'io morale che ognuno di noi dovrebbe avere interiorizzato nel corso appunto della crescita educativa. Allora, voglio concludere con le sue parole. Proprio lui diceva che l'autonomia morale e il senso dello Stato sono punti di arrivo di due possibili progressi umani, così come non tutti gli individui acquisiscono l'autonomia morale, così non tutte le società si innalzano al senso del bene comune e dello Stato. Non ci sono garanzie metafisiche, ma gli uomini possono e devono impegnarsi per costruire la propria autonomia morale e uno Stato all'altezza dei suoi compiti. Io vi ringrazio per l'attenzione, passo la parola. Intanto la presenza è sempre un atto di grande civiltà. Spero che la presenza sia anche sostenuta dal vigore dell'ascolto, ed è per questo che io sono grato all'Associazione Nazionale, che è particolarmente guidata con passione, con fervore dal mio amico Ismaele Lavardera, e che non poteva trovare persona più impegnata e più dedita di Peppe Germano, che è stato ed è un mio amico. Persona intelligente, discreta, e come debbono essere i giovani che si affacciano alla trincea dei doveri civili. In definitiva, la ragione del nostro incontro sta tutta qui, nei doveri civili di ognuno di noi, di chi sta da una parte e di chi sta dall'altra parte. E devo dire grazie al sindaco per essere qui, per il suo saluto, al quale auguro buon lavoro nell'interesse di tutta la comunità naturalmente. Sono contento di avere il collega Giannuso e sono contento di sapere che fra di voi ci sono persone che appartengono a diverso orientamento politico. Questo è un segnale concreto non solo del rispetto nei confronti della mia modesta persona, ma anche testimonia la grande voglia di aggrapparsi
alla logica della politica. Io ho ascoltato la dottoressa Mantovani nel suo intervento, ho ascoltato il professore Lissandrello, il dottor Lissandrello, che da psicologo naturalmente fa un'analisi comportamentale legata soprattutto alla fascia dei bambini e dei giovani, ma io credo che il tema che noi stasera dobbiamo affrontare è proprio questo: la politica è in crisi, la possiamo rottamare? Serve ancora la politica? C'è un'alternativa alla politica? Ed è quello che io ogni giorno incontro, e fa bene Peppe e Ismaela, fanno bene a creare una scuola di formazione politica, incontro giovani che con una disarmante superficialità mi dicono: ma tanto io non mi occupo di politica. Per cortesia, non mi parlate di politica. Ah no, 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 non voglio sentire politici. Sono tutti uguali. E tornano al cellulare. E tornano all'isolamento. Vi parlo, prima che da parlamentare, vi parlo da padre e da nonno. Oggi i giovani nel rapporto con la politica sono tutti iscritti ad un grande orfanotrofio. La mia generazione è quella che si è formata sull'esempio di altri uomini politici. I partiti, quando c'erano, erano una grande cosa, perché erano una grande palestra. Erano una palestra di vita, educavano alla militanza, educavano al rispetto dei valori e alla necessità di battersi. Paradossalmente, questa struttura, questa impostazione valoriale dei partiti si è frantumata col crollo delle ideologie. Sia chiaro, non è stato un male che le ideologie siano scomparse, perché tutti gli ismo sono sempre contrapposizione, dura, a volte anche cruenta, sanguinosa. E però il problema è che assieme alle ideologie è andato via anche un concreto e sostanzioso patrimonio valoriale. Per cui oggi si avverte un vuoto che sembra essere difficile da colmare. E paradossalmente la Chiesa, la religione, diventa la supplenza di questo vuoto. Solo che la Chiesa si occupa dell'aldilà e noi dovremmo occuparci dell'aldiqua. E abbiamo il dovere di farlo per offrire ai giovani strumenti, ideali ai quali credere, strumenti per i quali lottare. Questo è un dovere di tutti i movimenti, di tutte le liste, di tutte le forze politiche, al di là dell'appartenenza, della geografia, sinistra, centro, destra. Abbiamo tutti il dovere di attrezzarci intanto per offrire ai giovani un motivo di confronto col quale sentirsi impegnati. Perché quando un giovane dice: io non mi occupo di politica, e a chi fa paura? E a chi fa dispetto? Peggio per lui se non si occupa di politica, tanto la politica si occupa di lui e non gli chiede neanche il permesso.
Bisognerebbe spiegare al giovane che dice non mi occupo di politica che l'impianto elettrico di casa sua non lo decide l'elettricista, lo decide la politica. La confezione della mozzarella non la decide il proprietario del caseificio, la decide la politica. Il libro di testo sul quale studia o ha studiato o le tasse universitarie non le decide lui, le decide la politica. Come deve essere formato il giocattolo col quale gioca il figlio o il nipote non lo decide il rivenditore o il fabbricante, obbedisce soltanto ad una regola decisa dalla politica. La politica entra ovunque, entra nelle nostre case. La politica è la vita di ogni giorno. E come si fa a subirla senza neanche avere il coraggio di confrontarsi con la politica e di capire se la politica a volte fa cose giuste o fa cose sbagliate? Come si fa? Io posso capire un giovane che mi dica non mi occupo dei partiti, non mi occupo di movimenti, non mi occupo di fare militanza, posso capirlo, ma un giovane non può non occuparsi di politica. Se la politica è l'arte del governo. Ed io aggiungo, è la più nobile, la più bella, la più impegnativa arte che l'uomo abbia esercitato nella sua millenaria vicenda umana. Non c'è arte più bella della politica. Io ringrazio Dio per avermi dato il dono della fede che mi ha sorretto e mi sostiene anche in momenti drammatici, è il dono di avere potuto dedicare una parte, buona parte della mia vita all'arte della politica. Che onore essere un uomo politico, che onore esserlo da consigliere di quartiere, che onore esserlo da segretario di sezione, che onore esserlo da consigliere comunale, provinciale quando c'erano le province, da consigliere regionale, da parlamentare, da militante, da dirigente, da cittadino attivo. Perché la politica, amiche e amici di Solarino, è come l'acqua. Non conosce supplenze. La politica è come l'aria, non se ne può fare a meno. Quando i giovani parlano male di politica e della politica come arte del governo, io chiedo sempre qual è l'alternativa alla politica. Nessuno mi sa rispondere. Ma per forza, perché non c'è alternativa alla politica. Chi governa i popoli? Chi governa le comunità? Chi governa le città se non la politica? Semmai il confronto può essere non fra politica e antipolitica, perché l'antipolitica cos'è? L'anarchia. L'antipolitica, neppure uno stato totalitario può essere ascrivibile alla categoria dell'antipolitica. Perché anche le dittature esercitano una politica che non è improntata ai principi della libertà e della democrazia, ma è la loro politica. E allora, se non c'è alternativa alla politica, se dove ci sono due persone su un metro quadrato di terreno, lì serve la politica per determinarne e regolarne la convivenza, il confronto, cari giovani, e lo dico anche a chi fra voi non va a votare da qualche anno perché è arrabbiato. Il confronto non è fra politica e antipolitica. Il confronto è fra politica pulita e politica sporca. Fra buona politica e mala politica. Ecco, ora ci siamo. Ora stiamo entrando nel vivo del nostro ragionamento. Perché non c'è dubbio che ci sia mala politica in giro. Certo.
ma è anche sbagliato pensare che la politica sia tutta sporca. Perché si ha questa sensazione? Si ha questa sensazione perché quando un politico sbaglia finisce sul giornale e quindi diventa una notizia pubblica. Quando un politico fa il proprio dovere e lo fa nella dignità del silenzio, non finisce sul giornale, non è notizia. Se un cane mi morde, non è notizia. Appena arriva al giornale, in redazione, la scattano. Ma se io, mentre sono per strada, mi avvento su un cane e gli do un morso, diventa una notizia. E allora fa notizia il politico mascalzone, non fa notizia il politico per bene. E voi immaginate quanti consiglieri comunali, quanti assessori, quanti sindaci in Italia giorno dopo giorno fanno il loro dovere con le tasche piene di carte, di appunti. Alcune cose le risolvono, altre tentano di risolvere e non ci riescono. E quanti assessori, consiglieri comunali accompagnano il vecchietto, si fermano ad ascoltarlo con tanta pazienza per fornire una risposta, una consolazione, un'interlocuzione, soprattutto ai vecchi, sì, i vecchi, non anziani, i vecchi, chiamiamoli col loro giusto nome. Questa ipocrisia di chiamare un vecchio anziano mi dà fastidio. Un vecchio è vecchio. Hanno cambiato anche il nome, adesso non ci sono più gli ospizi, ci sono le casse e il riposo. Poi magari li ammazzano a botte gli assistenti, gli operatori, ma sono sempre case delle cose. Allora, un vecchio. Io dico sempre che un vecchio muore quando ha mille risposte da dare e nessuno gli fa più una domanda. Fateci caso. I vecchi hanno bisogno di parlare. Non parlano più in famiglia. Sono rare le famiglie dove il vecchio rimane a capo tavola. Nonno, ossia, che ne pensi? Si diceva una volta, dopo aver parlato tutti in famiglia, ma l'ultima parola, anche per finta, però era del nonno. Ora non più. Perché c'è una caduta della gerarchia dei valori. E mentre prima l'uomo, il vecchio, valeva per il suo significato morale, oggi il vecchio vale solo se è utile al mantenimento della famiglia. E sono tante le famiglie di giovani che tengono a casa il nonno perché grazie alla pensione riescono a mantenersi. Perché abbiamo parlato del vecchio? Perché uno dei problemi seri nell'esercizio dell'attività politica è proprio l'attenzione verso le fasce più deboli, e il vecchio appartiene ad una fascia debole, esattamente come i bambini, esattamente come i giovani, esattamente come i disabili. La gente è colpita in fronte dal destino, per la quale la politica deve preoccuparsi e fare molto di più rispetto a quello che fa. E se non ci fosse l'assessore nel piccolo comune, il consigliere comunale, il sindaco, nei comuni in cui spesso non c'è neppure l'assistente sociale, perché non lo si può pagare, perché non lo si può tenere nella pianta organica, cosa sarebbe la condizione degli anziani o dei vecchi o degli emarginati? Allora non è vero che la politica è tutta sporca. Quante volte leggiamo di sacerdoti che si macchiano di reati di pedofilia? Quante volte leggiamo di uomini in divisa, carabinieri, poliziotti, che vengono meno al loro giuramento di fedeltà? Quante volte leggiamo di insegnanti che vengono meno alla loro funzione di educatori? Ma non per questo noi chiediamo la chiusura delle chiese, ma non per questo noi chiediamo lo scioglimento delle forze armate, ma non per questo noi chiediamo la chiusura delle scuole. E allora, se in ogni settore dello scibile umano c'è la mela marcia
ma c'è anche la frutta buona. Non capisco perché, quando si parla di politica, si debba generalizzare alla fine dicendo guarda, la politica per favore, teniamoci lontano, tutti sporchi. Non è vero, le mele marce ci sono anche in politica. Qual è la differenza, visto che non possiamo sostituire la politica, ce lo siamo detti poco fa, qual è la differenza? Che c'è chi la mela marcia all'interno di un partito o di un gruppo la tiene sotto e la copre con altre mele buone, e c'è chi invece ha l'autonomia, la libertà e il senso di responsabilità di tirare fuori la mela marcia e di isolarla per evitare che faccia contaminazione. Eccoci, siamo arrivati alle ragioni del guasto. Perché oggi la politica è così chiacchierata? Non ci sono mai stati ladri in politica? Non ci sono mai stati mascalzoni in politica? Certo che ci sono sempre stati. Persino Verri, che era governatore romano della Sicilia, venne accusato, processato a Roma oltre 2000 anni fa, venne processato a Roma per essere stato un vessatore, un corrotto e un corruttore. Sapete qual è la differenza? Che qualche tempo fa, quando ancora non era cominciata la crisi, nei confronti dei politici politico mascalzone si diceva sì, è un esperto, ma sai, ruba, e va bene, uno che mangia e fa mangiare. Allora, qual è la conclusione di questo ragionamento? Che quando si dice che una classe politica è corrotta, il cittadino dovrebbe per un attimo fermarsi e riflettere. Io sono deputato non perché abbia vinto un concorso, ma perché mi avete votato. Il ceto politico è espressione di una società. E noi arriviamo il lunedì, la domenica, tocca a voi. Siete voi che andate a votare, siete voi che andate in cabina, siete voi che vi tirate la tendina di dietro perché nessuno vi veda, siete voi che scegliete il simbolo e scrivete il nome del candidato. E quindi se un corpo elettorale è malato, esprime un ceto politico malato. Se il corpo elettorale è sano, esprime un ceto politico sano. Prima di dire sono tutti cornuti, sono tutti ladri politici, chiedetevi se non siete voi i primi responsabili, perché noi arriviamo il giorno dopo. Noi siamo il frutto di una vostra scelta. Non si scappa. Com'è vero che a mezzogiorno c'è la luce e a mezzanotte c'è il buio? Perché 10 anni fa non c'era quest'odio verso la politica? Perché c'era la regola del mangia e fai mangiare. Perché c'era una parte della società civile, quindi del corpo elettorale, non tutta, ma c'era una parte che conosceva il galateo e sapeva che quando si mangia non si parla. Quando è finito il mangiare, quando è cominciata la crisi nel 2008, le segreterie non sono più affollate. È cominciato il processo e siamo diventati tutti ladri. E la gente voglia non c'entra. No, non funziona, amici e amici di Solamino, non funziona. Non funziona perché è il principio della democrazia. Il ceto politico è eletto. Il ceto politico è la espressione. E, qui mi rivolgo allo psicologo, è accertato che ogni elettore vota il candidato che più gli somiglia.
Vi porto un esempio e vi chiedo scusa se l'esempio è personale, ma lo faccio perché ho i miei figli disoccupati, ecco. E chi a Catania pensa di avere una pensione di invalidità senza essere invalido non vota mai Musumeci, perché sa che ha sprecato il suo voto, perché sa che io mai mi adopererei presso la commissione invalidità per poter alterare il valore della certificazione. Ho portato l'esempio mio, ma e non, siccome non sono un eroe civile, ce ne sono centinaia di parlamentari che la pensano come me. Grazie. Il problema serio è proprio questo. Noi abbiamo il dovere di spiegare alla gente che il processo culturale deve cominciare dal pubblico, dal corpo elettorale. Da quando la politica non riesce più a dare niente perché è cominciata una crisi, si è esaurito il denaro pubblico, voi sapete che per 50 anni, 60 anni in Sicilia la regione è stata, ha utilizzato il denaro pubblico per creare una sorta, per essere una sorta di ammortizzatore sociale, no? E hanno creato occupazione senza lavoro. 48.000 precari. Ai quali è stato promesso che sarebbero stati sistemati l'indomani. Responsabilità di tutti, di tutti, centrodestra e centrodestra, non si salva nessuno. E però la logica era avere l'amico giusto al comune, alla provincia, alla regione o a Roma per poter trovare la sistemazione del figlio o del nipote, aspirazione legittima di ogni genitore. E quando la politica poteva dare, c'era il silenzio. Da quando la politica non può più dare, è cominciato il processo di delegittimazione del ceto politico da parte della società. E questo spiega perché il 51% dei siciliani non va più a votare. Perché è venuto meno ad una parte della società, da un lato, il riferimento per continuare nella politica del favoritismo e della clientela. Dall'altro, le persone per bene che non hanno mai chiesto favori alla politica e che volevano soltanto che la politica potesse produrre risultati, non va a votare perché l'offerta del ceto politico non è soddisfacente rispetto alla domanda della società. E allora, se la responsabilità è degli elettori ed è degli eletti, chi per primo deve cominciare per poter raddrizzare la barra? Ci sta provando la politica e ci prova già da qualche anno, perché quando io sento parlare di legalità, fammi segnare quando dobbiamo chiudere. No, faccio qualche domanda. Sì, quando parliamo di legalità se ne parla come se la legalità fosse un valore. Perdonate se io vi deludo, ma per me la legalità non è un valore. La legalità è la necessità di conformare i propri comportamenti, i nostri comportamenti, nel rispetto delle leggi e quindi del codice penale. Sappiamo che non dobbiamo ammazzare, sappiamo che non dobbiamo rubare, sappiamo che veniamo interdetti da una serie di atti e di azioni. Ma per la politica non vale! Per la politica non basta, perché la mancata osservanza della legalità cosa comporta? Comporta l'intervento e l'applicazione del codice penale. Ma è un atto chirurgico. Il male è stato già compiuto. È un atto repressivo. Per la politica non è solo importante quello che fai, è importante soprattutto quello che appare oggi, nel momento in cui la politica deve testimoniare esempio e punto di riferimento. Vi porto un esempio concreto. Se io a Solarino, io, deputato di Solarino, noto uomo politico, passeggio al Corso Vittorio Emanuele,
con un personaggio che è notoriamente mafioso, vicino all'ambiente mafioso, e me la piglio una fine. Io non commento nessun reato. Il comandante della stazione dei carabinieri può guardare e si gira dall'altro lato. Magari farà il rapporto appena arriva in caserma. Giorno 8, alle ore 8, ho visto il deputato Musumeci passeggiare col noto boss. I boss, come sapete, possono anche essere in libertà, o perché rimessi in libertà, o perché sono personaggi notoriamente vicini all'ambiente mafioso, ma che non hanno offerto strumenti tali da poter essere neutralizzati nel loro diritto alla libertà. Io politico cammino con un mafioso e non commetto un reato penale, ma commetto un reato morale. Attenti, è un reato che vale solo per i politici. Non vale per tutte le altre categorie. Perché chi deve testimoniare l'esempio di una istituzione che è impermeabile alla pressione del potere mafioso è il politico. Perché mentre tutti gli altri hanno vinto un concorso, si sono laureati, diplomati ed esercitano la loro attività, noi no. Noi non abbiamo vinto un concorso. Abbiamo ottenuto un consenso popolare e quindi il peso della responsabilità è di gran lunga maggiore. Ecco allora che rispetto al codice penale c'è un altro codice che vale per noi politici ed è il codice dell'etica pubblica. Devi stare attento a quello che fai anche se non commetti un reato. La sociologia la chiama zona grigia. È la zona nella quale non ci sono regole e si incontrano il malaffare politico e il pubblico e il malaffare privato. Il compito della Commissione regionale antimafia è proprio quello, non di occuparsi dei reati penali cui pensa bene la magistratura, quello di occuparsi dell'etica pubblica. Cioè il nostro compito è quello di accertarci se e fino a che punto la pubblica amministrazione e il ceto politico siano dotati di sufficienti anticorpi per non subire la pressione di soggetti esterni che sono mafiosi, ma sono anche delinquenti comuni e che comunque contribuiscono a far deflettere il politico o il burocrate dagli obiettivi che invece il suo dovere di ufficio gli imporrebbe. Ed è questa la ragione, concludo, con la quale e per la quale noi lavoriamo. La Commissione è formata da 15 deputati, rappresentanti di tutti i gruppi politici. È una legge del 91 che istituisce la Commissione, e poi i 15 deputati eleggono nel loro seno un presidente. Lasciatemi dire, non per civetteria, ma con orgoglio, che dopo 32 anni di vita della Commissione regionale antimafia io sono stato il primo presidente ad essere stato eletto alla unanimità, mentre prima i presidenti venivano eletti in base alla maggioranza dei componenti che rispecchiava la maggioranza del Parlamento. Sono stato eletto da tutti, dai Grillini al PD a tutti gli altri gruppi. Questo è un fatto che mi onora tantissimo e che mi induce maggiormente ad espletare la mia funzione di presidente della Commissione Antimafia con grande senso istituzionale. Cioè io non confondo la mia appartenenza politica con la mia funzione istituzionale. Quando faccio il presidente dell'antimafia, per me i partiti, i movimenti sono tutti uguali. Se io devo indagare su un sindaco del PD, lo faccio con la stessa responsabilità con cui indagherei su un sindaco della mia parte, a parte che io non ho più partito, non so chi sono ormai da qualche anno, però dico, il problema è che io indagherei con lo stesso criterio
perché questo è il senso delle istituzioni che avvicina la gente di nuovo al rapporto con la politica. E noi devo dirvi che stiamo lavorando di buona lega. Facciamo le indagini in base alle lettere che riceviamo, in base alle segnalazioni che riceviamo, in base alle notizie che noi direttamente acquisiamo, audiamo le persone interessate, le interroghiamo, chiediamo agli uffici tutta la documentazione che ci serve e dopo 6 mesi, 3 mesi, 1 anno, a volte anche 2 anni, l'indagine sui rifiuti, redigiamo una relazione conclusiva che va votata e che va mandata al Presidente del Parlamento, alla Commissione Antimafia Nazionale e poi alle procure che si occupano della vicenda. Ma noi ci occupiamo della etica pubblica dei politici e dei dipendenti pubblici sottoposti al controllo della regione. È un gran lavoro, ma serve proprio a questo: la politica che indaga sulla politica. Fino a ieri si diceva: tranquillo, cane non mangia cane. Abbiamo dimostrato che qualche volta il cane può mangiare il cane. Se è vero che le nostre indagini sono state puntate senza guardare in faccia a nessuno verso uomini politici che hanno sbagliato e che vengono pubblicamente denunciati per questa loro condotta, che non necessariamente deve essere una condotta che comporta violazione del codice penale, ma è quella condotta della zona grigia che fa apparire un politico non un esempio, o se volete, un esempio cattivo dal quale allontanarsi. Se tutti operassimo come se fossimo componenti di questo organismo parlamentare, forse le cose cambierebbero. Ma se la società civile, nell'andare a votare, esercitasse una selezione seria, serena, in base al proprio credo, ma senza lasciarsi condizionare dal vicino, dalla figlia dell'amico, dalla figlia del salumiere, dal figlio del falegname, dal parente, ed esprimesse un voto selettivo, oggi noi avremo una classe dirigente all'altezza del proprio compito. Altro e ultimo problema è quello dei controlli. Non serve che l'operato dei politici, che non potrebbe essere per tutti, venisse controllato, venga controllato dalla Commissione Antimafia. Serve il vostro controllo, perché il cittadino va a votare e si sente importante solo il giorno del voto. Magari a Catania vanno a votare passando fra un'ala di sgherri e di bravi di manzoniana memoria, no? Tutti che ti guardano, mi raccomando, Pepe, oh, dai a carta. E quello è. E poi nei seggi ci sono i malandrini durante lo spoglio che cercano di condizionare anche l'autonomia del presidente del seggio o i rappresentanti di lista. A Catania è capitato rappresentanti di lista già condannati per reati associativi, e noi abbiamo presentato il disegno di legge per dire che i componenti del seggio elettorale e i rappresentanti di lista devono produrre la stessa certificazione giudiziaria che produce un candidato, perché è assurdo che in un seggio in cui si deve a volte discutere e ci si deve confrontare sulla validità di un voto debba esserci gente spregiudicata, gente arrogante, gente che con la intimidazione dello sguardo può condizionare una scelta in un senso piuttosto che in un altro. Quindi i cittadini controllori, non un giorno solo, sentitevi importanti, ma per tutti e 5 anni. Perché se noi politici sentiamo il vostro fiato sulla nuca, non ci concediamo distrazioni. Ma se siamo convinti di essere da soli e voi siete presi dalle vostre cose, beh, la tentazione è sempre in agguato. Questo è l'impegno per il quale voi e noi abbiamo.
abbiamo il dovere di lavorare. Naturalmente io mi ero appuntato molti altri temi e spero di poterli sviluppare se ci sarà uno spazio anche breve per qualche domanda che serva ad approfondire alcuni concetti essenziali. Siccome nessuno ha sbagliato e nessuno ha mostrato distrazione, io credo di essere soddisfatto della vostra civile e garbata attenzione. Di questo vi sono veramente grato. E sotto gli occhi di tutti, 70 anni di autonomia che avrebbe dovuto consentire alla Sicilia di recuperare il divario col nord e invece lo ha accentuato. Abbiamo utilizzato l'autonomia soltanto per gli interessi del ceto politico, non per le opportunità che l'autonomia offriva. E siccome la responsabilità politica è come la responsabilità penale, è individuale e non è collettiva, io le rispondo con quello che ha detto il cittadino di sinistra poco fa, senza essere concordato. Io ho governato per 10 anni. Ancora oggi, se lei per strada a Catania chiede come è andato il governo Giulici, le diranno certamente di non essere stato il peggiore. La prima stazione appaltante da Roma in giù siamo stati, e la provincia col più alto indice di gradimento. Abbiamo aperto le ciminiere, abbiamo realizzato un grande polo culturale, 830 miliardi di lire di lavori pubblici e, scusate se lo dico, mai un avviso di garanzia. Come vede, la responsabilità politica è individuale, non è collettiva. Io non ho mai governato la regione siciliana, mai. Quindi non posso assolutamente, né mi sento di fare pagelle, perché stasera sono il presidente dell'antimafia, e lei mi porta su un terreno che invece è di parte. Siccome io sono qualche anno più grande di lei, sul terreno di parte non ci vado, perché ho detto poco fa che da presidente dell'antimafia io non faccio pagelle a nessuno. Mi occupo di parlare del mio compito di presidente di un organismo istituzionale. Voglio soltanto dirle che in Sicilia può capitare, ma non solo in Sicilia, che un cittadino, una cittadina voti per un candidato che appare credibile, che appare onesto, che fa tante promesse in campagna elettorale. E poi c'è l'inganno, l'effetto inganno. Dopo 2, 3 anni, 4 anni ti accorgi di aver dato il voto alla persona sbagliata. Ma in Sicilia questo processo di reiterare il voto sbagliato è stato compiuto per 2, per 3, per 4, per 5 legislature. Le ho detto poco fa che una parte della società siciliana con la mala politica ci stava bene. Io conosco gente che ha sistemato senza concorso 3 figli nella pubblica amministrazione per essere portavoce dell'uno o dell'altro. Il che cosa significa? Che tutta la società civile è corrotta? No. Ma se una fascia di ceto politico è aduso alla corruzione e alla clientela, vuol dire che qualcuno lo ha scelto, lo ha preferito, lo ha votato. C'è poi un'altra parte della società che invece ha votato per l'ideale, il voto cosiddetto della fedeltà e della coerenza. E questo valeva per il Partito Comunista, valeva per il Movimento Sociale, valeva per la Democrazia Cristiana. Accanto a questo voto cosiddetto di opinione c'era poi un voto strutturato. E poi c'è una parte di elettorato che non ha fede, che non ha ideali e che guarda soltanto al proprio portafoglio. Ed è quello che passa da una parte all'altra e non ha bisogno di politici onesti. Anzi, ha bisogno di mascalzone in politica. E allora come si esce fuori dal circolo vizioso? Si esce fuori soltanto se
il cittadino esprime una selezione più fitta e più rigorosa nel momento in cui deve andare a votare. E da questa parte i partiti, nel preparare le liste, offrono all'elettorato una lista di candidati partendo dai comuni. Certo, ma vale per tutti, accettabile e credibile, perché gli impresentabili sono ovunque, sono nelle elezioni comunali, nelle elezioni degli enti locali, sono nella regione, sono a Roma, è naturale, però siete voi che scegliete e sono i partiti che debbono capire che è arrivato il momento in cui, quando ci si trova davanti a un bivio e un partito deve scegliere fra ciò che appare giusto e ciò che appare utile, deve scegliere ciò che appare giusto. Ci arriveremo? Non lo so se ci arriveremo, ma abbiamo tutti il dovere di crederci, altrimenti è la fine. Altrimenti questi ragazzi non sanno più a chi credere, a chi raccomandarsi. Li abbandoniamo nella loro disarmante solitudine di un cellulare, di un computer, che per carità ci consentono di poter entrare in contatto con tutto il mondo nello spazio di pochi secondi. Ma è tutto virtuale. I giovani devono essere pronti ad affrontare le criticità della vita. I giovani devono capire che se cadono devono trovare la forza di rialzarsi. Io conosco giovani che appena cadono una volta non si rialzano più. Li abbiamo persi. Ah, mi voglio suicidare. Ah, non mi interessa più niente. Ah, questa società fa schifo. Eh no, prepariamo i giovani a rialzarsi anche con le ginocchia sanguinanti. E se cadono due volte devono rialzarsi la seconda volta. Questa iperprotezione nei confronti dei giovani, che è frutto di questa società priva di valori e di valori gerarchici, non serve ai nostri figli, non serve ai nostri nipoti. E tutto questo è dovuto ad una carenza di riferimento e di punti ideali. Quindi la politica torni a parlare al cuore della gente. Ma tutti i politici devono poterlo fare, spiegando che non serve l'antipolitica, serve la politica buona, ed avendo il coraggio di isolare il politico sporco, esattamente come stiamo facendo noi. Sapeste voi quanti nemici mi sono fatto io dal Parlamento siciliano? Vi lascio immaginare. Hai visto Paolo Subino? Detti a una notte molto di no. Perché gente che era abituata alla solidarietà del collega, e siccome io ho sputato sangue per una vita, perché se mi hanno eletto presidente dell'antimafia su 90 deputati, un piccolo motivo ci sarà. Bene, sputino sangue anche gli altri, perché io sono un apologeta della politica, perché se delegittimiamo la politica legittimiamo altri potenti, che sono i poteri economici, che obbediscono alla brutale religione del profitto, sono la tecnocrazia, sono i poteri forti, sono i poteri deviati. E noi questo lusso non ce lo possiamo permettere. E siccome oggi c'è una competizione fra mafia e Stato, lo sapete questo, c'è una competizione su tutto il territorio nazionale fra Stato e antistato, chi garantisce più lavoro fra lo Stato e la mafia, chi garantisce protezione fra lo Stato e la mafia, chi garantisce denaro in prestito fra lo Stato e la mafia. Bene, non è detto che in questa competizione in alcune parti d'Italia vinca sempre lo Stato, eh? Stiamo attenti, non sempre vince lo Stato. Ecco perché dobbiamo tutti renderci conto che il problema di lottare la mafia è un problema di tutti, non è un problema.
problema solo dei carabinieri, della polizia e dei magistrati o della commissione antimafia. È un problema di tutti. 30 anni fa eravamo convinti che fosse un problema della polizia. La mafia, che ci siamo neanche, su Palazzo Pitti. Poi arrivò la strage di Falcone, poi arrivò la strage di Borsellino e tutti capimmo che il problema della lotta alla mafia non era solo un problema di polizia. Perché se la mafia per 150 anni si è potuta consolidare in Sicilia, diciamolo, e ci dispiace ma dobbiamo dirlo, è perché ha trovato la complicità, la mafia, dei nostri nonni, dei nostri anni. E altrimenti come si spiega che un male si possa radicare così profondamente? All'inizio erano centinaia, com'è che sono diventati così tanti? E certo, perché i nostri avi, i nostri nonni, erano convinti che la lotta alla mafia fosse un problema del magistrato, del carabiniere, mutato. Non ho visto niente. Siccome la mafia si nutre di omertà, della paura degli altri, del silenzio degli altri, e qui c'è un bellissimo slogan in cui dite che il silenzio è dolo, ecco, il silenzio dei nostri nonni non era doloso, era colposo, era voluto, ma era paura. Lei non sa, ma io che ho qualche anno più di lei, anche se i capelli lei li ha persi prima di me, io ricordo che i vecchi dicevano in Sicilia una parola epica, questa è omertà. Non parlava nessuno, ma non perché erano complici, i miei nonni erano persone per bene come i vostri nonni, erano convinti che la lotta alla mafia fosse un problema dell'uomo indiviso. Da noi ancora si dice a media parola e chi te si dice, ci faccia caso, è un fatto antropologico. Dopo la strage di Capaci e di Via D'Amelio, anche in Sicilia abbiamo capito che invece non era così e che la lotta alla mafia è un impegno di tutti, perché non ci può essere crescita, non ci può essere progresso se non diventiamo tutti tanti piccoli Falcone, tanti piccoli Borsellino, ognuno nel proprio campo, ognuno col proprio ruolo, ma il cittadino non può stare a fare le pagelle dall'altra parte, il cittadino deve essere coinvolto. Fammi rispondere un attimo alle altre due domande del signore che parlava di immunità parlamentare, di vincolo parlamentare. Cosa ne penso io? Io credo che l'immunità parlamentare debba essere ormai, ora che non c'è più la ideologia, debba essere abolita, abrogata. Ogni cittadino di fronte alla legge deve essere uguale all'altro. Io stavo per portarvi un esempio, te lo porto perché no, serve andare all'idea, ecco. In campagna elettorale io ho ricevuto una pesante accusa dal mio avversario principale, che oggi è il governatore della Sicilia. E lui era deputato europeo. Io, sentendomi offeso, l'indomani mattina sono andato in procura e l'ho denunciato. Mi sono governato. Il presidente Crocetta è stato rinviato a giudizio perché era ritenuto, come si ritiene, che ci siano elementi per poterlo processare. Ed è sotto processo. Un mese fa ha invocato l'immunità parlamentare, perché quando lui ha fatto quell'accusa era deputato europeo e come tutti i deputati europei ha diritto all'immunità parlamentare, non può essere più processato. Ecco, al di là poi del fatto che potrebbe essere stato assolto o condannato, ma il fatto che abbia chiesto l'immunità un mese prima della sentenza mi fa pensare. Però perché vi ho dato questo esempio? Vi prego di comprendere lo stradanno. Per dire che poi alla fine la gente si chiede, ma se un cittadino qualunque mi avesse rivolto un'accusa infamante, è chiaro che oggi sarebbe stato condannato.
E siccome noi non possiamo essere differenti dagli altri, noi politici dobbiamo testimoniare esempi. Poco fa dicevamo, la politica è lo specchio, diceva lei, di una società. Certo, ma se la politica avesse l'ambizione di diventare la guida invece che lo specchio, immagino, che significa? Se la gente potesse prendere l'esempio dei politici nella loro correttezza quotidiana, attenzione, qua nessuno è vergine o eroe, ma tutti siamo peccatori, vero, per quanto mi riguarda, lo sono. Però dobbiamo sforzarci di apparire al di sopra del sospetto. Io sono venuto a Solarino senza macchina blu, senza autista, e sono il presidente di una commissione che mi espone a obiettivi seri, pericoli. Però io ho rinunciato all'auto blu, perché l'auto blu e l'autista costerebbero al Parlamento siciliano una certa somma che io invece credo di poter risparmiare. Mille altri esempi. Se io vado alla posta faccio la fila, ma non io Musumeci, chiunque faccia il consigliere comunale, perché l'esempio lo dobbiamo dare tutti, ognuno nel ruolo che è chiamato a svolgere. Quando un politico utilizza la carica per fare il malandrino, per lasciare la macchina dove vuole, fuori posto, per superare una fila, per ottenere la scorciatoia rispetto agli altri cittadini, non è un buon esempio che ha dato. L'immunità parlamentare per me va abrogata, il vincolo di mandato invece pure. All'Assemblea regionale siciliana, su 90 deputati, 42 hanno cambiato gruppo in 3 anni. Su 42 deputati che hanno cambiato gruppo, 18 hanno cambiato schieramento. Cioè il gruppo si può cambiare da un gruppo all'altro all'interno della stessa area. 18 sono passati dal centro-destra al centro-sinistra. E tutto questo è chiaro che determina nella pubblica opinione un senso di smarrimento. Vero è che la Costituzione dice: il deputato non ha alcun vincolo, può andare dove vuole, deve rendere conto soltanto della propria coscienza. E però se i cittadini hanno votato un deputato per esercitare una politica di centro-sinistra e il deputato se ne va con la destra, è chiaro che viene tradito il mandato parlamentare. E siccome io ancora credo nella democrazia partecipata, il vincolo di mandato mi pare assolutamente una ingiustizia. E per poter frenare questa depravazione, come la chiamo io, abbiamo preparato come commissione antimafia il codice etico. Cosa dice il codice etico? Sarà approvato fra 2 o 3 settimane, la prima regione d'Italia. È una serie di norme, sono 38 norme della zona grigia. Il deputato non deve prendere regali, il deputato, il sindaco non può ospitare gare d'appalto con una ditta dove lavora un parente, un familiare, tutta una serie di norme che servono a rendere più trasparente l'attività politica, ma anche quella dei burocrati. E attende, molto spesso i burocrati sono la cerniera tra il potere politico e il potere mafioso. Beh, questo codice etico, c'è un articolo in cui dice: il deputato è libero di cambiare gruppo e di cambiare schieramento, ma i 500 euro che gli spettano per andare a contribuire alle spese del gruppo non se le porta più. Perde il gruppo che lo riceve 500 euro, che è il contributo che l'Assemblea dà a noi per le spese di attività del gruppo. Voi non potete immaginare quanto ostruzionismo stiamo incontrando per questa norma, per questa norma. E non so neanche se voteranno all'unanimità il codice etico, lo voteranno perché i riflettori della stampa sono tutti puntati sull'Assemblea regionale. Questo per darvi l'idea che il vincolo di mandato non serve se poi ogni deputato cambia partito con la stessa facilità con cui si cambia una camicia. Anche questa è moralità, e anche questo contribuisce ad allontanare la gente dalla politica. Presidente. Sì.
che avevamo promessi prima delle ore 20 di terminare sono 19:59. L'ultimo minuto lo voglio dedicare a Elisa Martorana, che ha preparato un regalo per lei. Ci spiegherà che cosa. Non possiamo prendere il regalo. È un omaggio non operoso, quindi è un regalo che lei può accettare sicuramente. Io la ringrazio, penso a nome di tutta la platea. Oggi Soverino credo che è più ricca, più formata e forse più preparata a discernere tra un buon politico, un cattivo politico, tra un politico che vende la propria sedia o la propria anima e un politico che invece impegna il proprio tempo e dà la propria passione. Grazie Presidente. Come anticipavo Bartella, non è un regalo, è la testimonianza che la nostra associazione, non lo precisiamo, è la testimonianza che la nostra associazione crede nell'arte e crede nella cultura, lei ci conosce bene e sa che cerchiamo di mettere insieme le diverse forme di comunicazione a un unico scopo, ovvero quello della legalità. Ecco, io mi occupo principalmente di comunicazione visiva e già da 10 anni mi occupo appunto di mettere a disposizione, come ben diceva lei, ognuno con la nostra missione, quindi la mia, la creatività, la comunicazione a servizio della legalità. Bene, nel 2003 parte questo progetto fotoculturale, ovvero incontro dei ragazzi, dei bambini, dei giovanissimi nelle diverse scuole siciliane e uno in particolare l'ambasciata dell'amicizia della scuola Ignazio Buttitta di Bagheria. Con loro intraprendiamo questi incontri di arte finalizzata alla legalità e nasce questa foto. Questa è la foto di un albero e quest'albero è composta da questi ragazzi che hanno seguito questo laboratorio con me. Ecco, questo albero, come tutti gli alberi, è simbolo di vita, ma anche simbolo di legalità, di arte e di cultura. Questo albero, quindi questo scatto, ha raggiunto diverse formazioni, diverse personalità. Uno è stato omaggiato a Papa Francesco, un altro a Gaetano Pergoraro, un giornalista siciliano, altro ancora a Novi di Modena, quando appunto ci fu il famoso terremoto e ahimè sono arrivate le speculazioni sul terremoto. Altro ancora al mecenate Roberto Pilotti e Luigi D'Aragona. Oggi per me è un onore, ma in realtà tutta l'associazione è un onore omaggiarle. Questa copia autentica, dietro troverà il certificato di autenticazione, ecco, porti nel cuore non solo il nostro operato, ma quello che tutti i giovani in realtà vogliono, che è un futuro migliore, e lei ci rappresenta in pieno in questo spirito. Lasciatemi dire, ragazzi, ne vedo qui alcuni, credo di potervelo dire ormai perché ho fatto tante esperienze. Vedo ragazzi che sono sradicati, che non vivono più il senso dell'appartenenza in un luogo, in una città. Io facevo a pugni con i ragazzi di Scordia quando contestavano la mia Nintendo. Ecco, perché ero orgoglioso dell'appartenenza. Io sono convinto, anche di fronte alle diversità e alle contrarietà della vita, che bisogna sempre seguire l'esempio dell'albero. Restate legati al vostro territorio, alle vostre tradizioni, difendete la vostra identità. Qualunque cosa accade, un albero non deve mai maledire le proprie radici.